Tre punti critici della città messi in sicurezza. L'assessorato ai lavori pubblici del comune di Fano elenca gli interventi di via 4 Novembre, via Negusanti e via Le Gramsci, dove tutt'oggi gli operai della ditta Casavecchia sono al lavoro per alcune migliorie richieste dai residenti, ma anche da ciclisti e pedoni. L'ultimo cantiere allestito è quello nell'incrocio a lato del semaforo del Ponte Rosso, nella zona del Palazzo di Vetro. Tra via 4 Novembre e via Canale Albani. È un'intersezione molto pericolosa perché appunto tutti gli studenti che attraversano questa strada trovavano questo marciapiede molto piccolo, meno di un metro, quindi che oggi andiamo ad allargare a quasi due metri. Quindi metteremo in sicurezza questo piccolo tratto che si collegherà alla ciclabile che state già vedendo in via 4 Novembre e via Negusanti. Via 4 Novembre è diciamo ultimata, stanno finendo gli ultimi lavori sui cordoli, dovranno arrivare dei cordoli in gomma che aggiungeremo diciamo in qualche zona, così che potremmo modularli e spostarli come insomma il tecnici poi valuteranno. Ecco assessore, c'è un progetto che state pianificando proprio per questa zona, di che cosa si tratta? Abbiamo messo in sicurezza questa intersezione alle mie spalle, pensiamo in futuro anche di riqualificare e riorganizzare gli spazi di via dell'Abbazia e via Canale Albani in modo da creare percorsi pedonali ciclabili e ovviamente parcheggi e anche percorsi carrabili. Altro punto è via Negusanti. Qui i lavori quasi terminati vedranno nelle prossime settimane l'installazione di un nuovo impianto di illuminazione e nuove aree verdi con la piantumazione di siepi e quattro ciliegi per dare quella continuità con via Garibaldi. Ultimo ma non per importanza, viale Gramsci. Qui la squadra è già al lavoro per la realizzazione di un'isola salvagente. Stiamo facendo dei lavori in viale Gramsci, anche quell'attraversamento è stato oggetto di un terribile incidente, quindi oggi stiamo realizzando una isola salvagente in modo da poter proteggere le persone che attraversano viale Gramsci da via Negusanti verso via Garibaldi.